Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo super marino e super estivo. Sul mio canale troverete ovviamente tanti altri profumi di questa casa, che è Reminiscence, e oggi voglio parlarvi del padre di tutti i profumi marini che ci sono ovviamente in commercio. Il profumo di cui vi voglio parlare oggi è Rem, di Reminiscence appunto. È stato una creazione super innovativa perché nel 1996 Reminiscence, che è questa casa di profumi meravigliosi, anche bigiotteria veramente stratosferica, andate a vedere assolutamente il loro sito, si è buttata nei profumi marini. Innanzitutto vi vorrei dire due cose sul profumo che sa di mare. Ovviamente la molecola dell'odore della brezza del mare, piuttosto che la spuma delle onde, tutti quei sentori che ci riportano evocativamente alla mente il mare, nasce prevalentemente negli anni 60, quando viene scoperta una molecola chiamata calone, che richiama appunto, ricreata in laboratorio, tutti questi odori olfattivi che riportano alla mente le spiagge, l'acqua del mare, l'acqua marina appunto. Ovviamente in natura è impossibile ricreare questo odore, e quindi noi ci siamo fatti aiutare dai laboratori olfattivi affinché potessimo annusare il mare tutto l'anno in una boccetta. Uno dei primi profumi appunto è stato Rem, che è tra l'altro l'anagramma di mer in francese, e all'interno di questo profumo in realtà si dice che sia racchiusa un'onda marina che si può risentire e ricreare per tutto l'anno. Allora, come vi dicevo, questo profumo Rem nasce nel 1996, è una versione de toilette, e quando uscì è stato praticamente acquistato dalla maggior parte, prima delle parigine, poi un po' da tutto il mondo, ha avuto un successo veramente planetario ed è diventato ed è stato poi considerato il padre di tutti i marini che poi sono successivamente nati. È un floreale acquatico perché non solo ci sono note di mare, ma questo meraviglioso profumo contiene delle note di fiori delicatissimi che creano un matrimonio, se si può dire, con il calone, che è questa molecola marina di acqua di mare che è veramente formidabile. Quindi non è particolarmente secco come profumo perché è accompagnato da queste meravigliose note di fiori che adesso vi vado ad elencare. Come note di testa abbiamo in pole position l'acqua marina, la rosa, il lilla e il gelsomino. Devo dirvi la verità che il gelsomino lo sento davvero poco. La rosa anche la sento davvero poco. Il vero protagonista di questa apertura è ovviamente l'acqua di mare. Qui abbiamo fatto super centro. Poi troviamo il patchouli e il fieno greco, che danno una sferzata un po' più potente e prepotente a questo profumo, per poi terminare con la fava tonka, la vaniglia e il muschio. Questo è un profumo che effettivamente ricorda davvero il mare, ma non il mare inteso come vacanza, spiaggia, crema solare, assolutamente no. Immaginatevi di essere, io mi immagino quando vado in un viaggio, di solito prendo il traghetto, mi imbarco, i primi 10 minuti della partenza e poi siamo in mare aperto. Ecco, quella sensazione di salsedine, brezza marina, sale, iodio, alghe, tutto messo insieme all'interno del profumo di Rem. È magico perché ovviamente, secondo me, nasce abbastanza unisex, perché ovviamente l'odore della natura non può essere catalogato. Rem de Toilette è un profumo effettivamente molto floreale, accompagnato da questo sale marino, proprio secco secco secco. Come tutti i profumi estivi, quindi molto freschi, che devono accompagnare le giornate effettivamente calde, che purtroppo quando c'è tanto caldo anche l'aria intorno a noi diventa pesante, quindi è sempre meglio portare dei profumi leggeri per non stordire particolarmente il nostro olfatto, ricordatevi. Questo profumo nasce per essere leggero, leggiadro, portato per la spiaggia, portato per le serate estive, ma anche per le giornate proprio calde, calde, calde. Quindi, come la maggior parte dei marini, ha una persistenza, ahimè, questa è la sua unica pecca, abbastanza bassa. Io lo porto e nel giro di 2 ore, 3 ore non lo sento già più. Il mio voto persistenza per questi motivi è un 6 su 10.
Invece il suo sillage lo si sente tranquillamente. Di questo profumo il sillage è particolarmente presente il mare, quindi l'acqua marina. Si sente da lontano proprio il sale, si sente che è un profumo marino, marittimo al 100%, e do un voto di 7 su 10 perché comunque appena spruzzato e anche a distanza di circa un'ora, un'ora e mezza, si sente comunque abbastanza, quindi 7 su 10. Quindi in apertura troverete queste meravigliose note di calone che sono l'acqua marina, il sale, la salsedine e lilla. Dopodiché, dopo un'ora, un'ora e mezza, comincerete a sentire la fava tonka ed infine, per terminare, quindi proprio sul fondo, 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 io sento e percepisco tantissimo il muschio, che è un pochettino stridente, ma abbinato a quello che era precedenza, la piramide olfattiva del mare, viene poi veramente enfatizzato al massimo. Tra l'altro Rem è uno dei profumi più copiati e blasonati al mondo, infatti ci sono stati un sacco di dupe, trovate delle volare ad esempio Fiore dell'Onda, piuttosto che molto similare a Rem c'è Aquamotu, oppure molto molto vicino c'è come tipologia di profumo Acqua dell'Elba, Essenza di un'isola Acqua, che io lo trovo molto simile ma comunque diverso, e per ultimo si trovano molte similitudini con Acqua di sale di Profumum Roma. Però nonostante tutte queste similitudini, Rem rimane secondo me, a mio avviso, il più moderno, il più portabile soprattutto nell'estate e il più originale, perché come vi dicevo prima, abbinare il mare a dei fiori tipo il lilla, che sono comunque dei fiori delicati ma succulenti, il patchouli, la vaniglia, il fieno greco, è tutto un mix di che veramente si fonde alla perfezione, quindi è un marino veramente strepitoso, ve lo consiglio, anche se ha i suoi anni è sempre sempre super attuale. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Andate a cercare sul mio canale gli altri video di Rem e tutte le sue versioni. Vi vediamo al prossimo video e let's talk about!